carta di credito, il cellulare, le arance, le mele, i pomodori, l'insalata. Ho preso tutto, la carne, le uova, l'olio, il sale, lo zucchero. Cosa mi sono dimenticata? La farina, le olive, la pasta, la mozzarella. Il cellulare è qui. Che memoria, dimentico sempre qualcosa. I biscotti, il prosciutto, lo stracchino, la carta di credito ce l'ho. Se dessi un ordine alle cose non mi dimenticherei nulla. La maionese, il salame, forse mettere tutto in ordine alfabetico. Un'enciclopedia della spesa. L'encyclopédie des achats et des provisions. Devo imparare per bene il francese. Com'era? Liberté, égalité. E la terza non me la ricordo mai. Che memoria, il cellulare è qui, il vino, l'acqua e il pane. Il pane, sarebbe bastato solo quello, un tozzo di pane. Il cellulare era una camionetta che ti portava via. Il cellulare ti portava via la libertà. Che memoria. Allo scadere del XII secolo non c'era che un ponte a Firenze per attraversare l'Arno. Nel 1220 venne il secondo, ponte alla Carraia, il ponte nuovo, cosicché il primo divenne e rimase il ponte vecchio. Poi vennero gli altri. 1227 ponte alle Grazie, 1252 ponte Santa Trinita, 1333. Un'alluvione rovina i ponti. Si comincia a ricostruire. I ponti, per loro natura, stanno in mezzo. Ma qui, per antica abitudine forse, o forse per antico sbaglio, nelle parole appartengono a chi abita una sponda, quella che sta di là dal fiume, l'Oltrarno. L'Oltrarno è il porto di una città senza mare. Da qui si parte e qui sempre si ritorna. Quartiere di Santo Spirito, Rione di San Frediano, antico gonfalone del Drago. Da Santa Felicita a San Felice, antico gonfalone del Nicchio. Da Porta Romana a Ponte Santa Trinita, antico gonfalone della Ferza. Da una parte il fiume, tutt'intorno quel che rimane delle mura, dell'ultima cerchia, eretta per abbracciare anche questa parte meno nobile di Firenze. Qui ci venivano le persone dalla campagna per lavorare, gli operai. Per ogni chiesa c'è una piazza e per ogni piazza ci sono anime ad essa consacrate. Queste chiese, queste piazze, non esercitano la loro malia ad altezze vertiginose, non presumono di lasciare stupito chi guarda. Qui si prova un altro genere di sentimento, che ha piuttosto a che fare con l'appartenenza. Il passo, rallentato dai marciapiedi stretti, trasforma la corsa in cammino. La luce diventa per gli occhi il colore caldo delle pietre e degli intonaci mai sfacciati, e chi voglia ascoltare si ritrova addomesticato. La memoria abita ancora dentro queste case, nei cortili interni, nelle porte dei negozi che nascondono dietro all'anonimato di un bandone quel vecchio scomodissimo uso di fissare assi di legno agli infissi delle porte a vetri, una ad una, avvitandole la sera, togliendole al mattino per proteggerle dai ladri. Nelle abitudini delle persone che qui sempre hanno vissuto e che non hanno mai permesso che si smettesse di fare il mercato in piazza. La memoria è racconto a viva voce, è vita d'ogni giorno, è ritrovarsi all'ombra degli alberi in piazza Tasso e ricordarsi di quando gli alberi non c'erano,
anzi, non c'era niente, ma la gente ci veniva lo stesso qui, la sera, per parlare, e i bambini uscivano di casa per giocare e ci rientravano sporchi di terra. La memoria è l'intimità della vita di quartiere, in cui nessuno ha segreti per gli altri, e avere il tempo di ricordare. L'Oltrarno ha un carattere scorbutico, poco incline alle moine, alla malagrazia dei bottegai, i discorsi d'osteria, la saggezza degli artigiani, la filosofia degli ubriachi, alle braccia larghe, ma non tollera l'arroganza, alla delicatezza per accarezzare e la forza per dare un pugno, e anche l'insegnamento di uno schiaffo, gli occhiali spessi e il grembiule sporco, alle rughe intorno agli occhi, le mani nodose, i vestiti comodi, il buon gusto dell'intelligenza, il coraggio di invecchiare e l'idea di stare dalla parte della ragione. Là quando era giovane ci andava soltanto una ragazza rossa lì e via la chiesa soltanto una di via Leone, no? Si era scontata, si andava più dall'acqua di casa. La mia mamma va più dai fiaschi d'acqua, giù alla non sapeva neanche acqua in casa, non c'era nulla. Ti dirò, da ragazzo sì, c'era la fame più che altro, perché io sognavo di mangiare perché c'era poco. Ma però come fratellanza, come volessi bene, è una famiglia, sai?